4.000 giovani da tutta Europa si sono riuniti a Castelfranco Emilia in provincia di Modena per un torneo di calcio multietnico e antirazzista. Ce ne parla Nelson Bova. Jelena, serba, e Ande, turca, giocano a calcio nei rispettivi paesi. Sono, ci dicono, per questo spesso vittima di offese e di scherno. Ai mondiali antirazzisti invece possono esercitare lo sport che amano senza essere giudicate. A proporle qui a Bosco Albergati nel Modenese l'associazione LGBT Brigata della Pace. Crediamo tramite posti come questi e tramite sicuramente lo sport, per esempio, come veicolo, diciamo, riteniamo che in questi modi si possa pian piano poi portare avanti un'idea di società simile a quella che cerchiamo di ricreare in questo posto. Lo sport come veicolo per l'integrazione e la riduzione dei conflitti etnici e sociali anche per profughi accolti nel nostro paese. Un tema, quello dei rifugiati, molto delicato per i ripetuti arrivi sulle nostre coste. Muhammad dalla Costa d'Avorio è in Italia da un anno. Io quando sono andato via non ho parlato con nessuno in Europa o l'Africa, ho deciso la mia decisione, ho detto me ne vado, punto. E ho saputo la difficoltà sulla strada.